Amici, oggi andiamo a fare un versus tra Nanotape Extra Large della Skiffidoll contro Nanotape comprato su Amazon. Vediamo chi vincerà, ma prima di scoprirlo, sigla! Yolanda Zip! Hello everyone! Rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda Sweets ed oggi sono tornata con un nuovissimo video dove andiamo a provare due diversi nanotape. Cosa sono i nanotape per chi non lo sapesse e chi si sta approcciando adesso a questa nuova moda, a questo nuovo trend di TikTok e dell'internet? I nanotape sono sostanzialmente degli scotch biadesivi con i quali si possono creare un sacco di cose carine, si possono creare degli squishy, delle forme, dei pupazzetti. Non facciamo il video dove creiamo proprio delle figure, perché lo faremo in un prossimo video, mentre in questo video andiamo a fare un versus, uno scontro tra due nanotape, quelli creati dalla Skiffidoll e quello comprato da Amazon. Come sapete, ho comprato anche un kit da Wish, ma quello di Amazon è questo. Voglio vedere proprio la differenza, quale regge di più e quale si gonfia di più e si gonfia meglio. Lasciate un pollice in su, iscrivetevi e attivate la campanella per restare connessi tutti i giorni alle 14.30 sul mio canale Yolanda Sweets. Se non ricevete le notifiche dei miei video, venite tutti i giorni sul mio canale. Questo qua lo pagate, se non mi sbaglio, quasi 5 euro. È rinchiuso in questa bustina. La differenza tra il nanotape della Skiffidoll ed un nanotape normale, comunque che trovate anche in internet, è la grandezza ed è lo spessore. La cosa buona di quello della Skiffidoll è che è davvero molto largo. Ok, vedete quanto è largo questo della Skiffidoll? L'unica cosa però è che è un po' troppo sottile, davvero millimetrico. Mentre questo qua comprato in Amazon, vedete quanto è spesso? E anche questo qui che ho comprato su Wish è un po' meno sottile di quello della Skiffidoll, però un po' più largo. Io ho escogitato vari metodi per far gonfiare bene quello della Skiffidoll, perché mi sembra strano che non funzioni, visto che voi mi avete mandato tanti messaggi: a me non va, a me non funziona, a me non si, a me si scoppia. Ho pensato che per far gonfiare bene il nanotape Skiffidoll magari possiamo unire uno sopra l'altro due pezzi di nanotape, o magari anche gonfiarlo con il gonfietto, cosa che non abbiamo ancora provato ma che proverò dopo. Andiamo a fare prima questo esperimento, ragazzi. Vado a tagliare due pezzi di nanotape extra large, e questa è la cosa che forse mi piace di più di questo della Skiffidoll, che è extra large, quindi è difficile, raga, vi giuro, da trovare questi qua larghi in internet. È un po' difficoltoso, cioè io vedo che praticamente i cinesi, raga, non so come cavoletti facciano, hanno i nanotape così larghi. Andiamo a staccare il nanotape, questo della Skiffidoll, e lo vado ad appoggiare sopra sempre quest'altro della Skiffidoll da renderlo un po' più spesso. Facciamo un esperimento, proviamo con il gonfietto, perché all'interno delle all'interno delle istruzioni, perché ci sono anche le istruzioni, fa vedere che usa una pompetta, un gonfietto, e noi lo andiamo a fare. Lo vedo già un pochettino meglio rispetto all'altra volta, che era un po' più difficoltoso, ragazzi, andarlo proprio a piegare, andarlo a premere, era proprio difficile. Quindi andiamo a premere bene 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 tutto il nostro nanotape della Skiffidoll. Questo è il gonfietto e questo è quello che dovrebbe uscire, ok? Ora io gli do una scaldata veloce, perché essendo adesso spesso, visto che ho unito due pezzi di scotch uno sopra l'altro, gli voglio andare a dare una riscaldata veloce. Incrociamo le dita, tutto be real, vi faccio vedere tutto realmente. Ok, adesso è arrivato il momento, vediamo cosa succede. Andiamo a cercare di gonfiare questo nanotape. Mi dà proprio un grande problema. Provo a gonfiarlo e come potete vedere, forse, non so se ho chiuso troppo le fessure, ma non si apre, cioè non si gonfia. Niente amici, niente, non va proprio. Vado a fare lo stesso procedimento, però senza sovrapporre due strisce uno sopra l'altro. Vado a mettere semplicemente una sola striscia di scotch, questa nanotape Skiffidoll. Prima di soffiare vado a tagliare i bordi in eccesso. Andiamo a vedere, rispetto a prima è un po' più molliccio, e vedere se si gonfia anche senza il calore. Aspetta,
tornando, bisogna saperlo prendere. Però ragazzi, è scoppiato! Non ci riusciremo mai a farne uno. Va bene, allora, un po' di epic fail con questo della Skifidol. Non abbiamo ancora provato con la cannuccia però. Proviamo adesso con questo nanotape qua. Andiamo a schiacciare il nanotape comprato da Amazon, appunto sopra al nostro gonfietto. Non l'ho riscaldato, lo ribadisco, non l'ho riscaldato. Vedete cosa succede? Si rompe, però si gonfia. Mettiamo da parte questo gonfietto che è un epic fail. Prendiamo la cannuccia. Andiamo con questa spessa che è uscita dal kit che abbiamo comprato su Wish. Allora, vediamo un po'. Prendiamo il nanotape di Amazon, ok? Questo qua di Amazon, molto molto spesso. Andiamo a tagliare due strisce senza glitter, senza niente, perché voglio fare un esperimento insieme a voi. Dobbiamo togliere la pellicola e questo qua, in questo caso ragazzi, lo dobbiamo riscaldare perché con il fiato è un po' più difficile e difficoltoso. In questo caso lo andiamo ad ammorbidire con il nostro phon. Dopo averlo ammorbidito e fatto diventare caldo, direi che è il momento di procedere. Ragazzi! Esploso, praticamente. Però mi sa che lo devo... Mamma mia, mi gira la testa, aiuto! Mi sa che lo devo riscaldare un po'... Oddio! Mi sa che lo devo riscaldare un pochettino in più. Dopo il tentativo che ho fatto, che è stato veramente molto insistente, perché vedevo che non è che scoppiava, si apriva. Quindi, ragazzi, non lo so, è un po' strano. Però quello che è uscito... E questo sembra quasi un pesciolino, vi devo dire la verità. Se gli fai la coda dietro sembra un pesciolino. Però questo è uscito. Non è venuta come volevo io, ma è venuta. Adesso voglio provare con la cannuccia il nanotape, questo qua, Skifidol. Ok, allora facciamo che mettiamo e una sopra l'altro, così... Lo sovrapponiamo le due così estremità e vado a tagliare, anzi facciamo una tripla, quadrupla, non lo so, vediamo. Proviamo così, ok, a fare questa cosa qui con il nanotape della Skifidol. Ho sovrapposto il nanotape in modo da farlo un po' più spesso. Ok, dovrebbe venire, questo è il nanotape. Adesso... Proviamo con la cannuccia, va bene? Perché teoricamente, raga, il nanotape deve venire con la cannuccia. Ora schiacciamo proprio come se non ci fosse un domani sto cavoletto di Bruxelles di nanotape e andiamo a riscaldare il nanotape. Ok, ce l'abbiamo fatta! No, 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 chiudi bene, chiudi bene, chiudi bene, chiudi bene i bordi, chiudi bene i bordi, Yolanda. Allora, ragazzi, allora, la svolta, ho capito come far funzionare il nanotape della Skifidol, ragazzi. La svolta, amici, la svolta, ce l'abbiamo fatta. Dentro ci sono tutti i glitter, sembrano impercettibili, ma ha funzionato. E vi devo dire che ha funzionato anche meglio rispetto al nanotape di Amazon. È stato molto, molto, molto più easy gonfiarlo. Vi devo dire, davvero molto bello, è venuto super rotondo, mi piace parecchio. Cosa fare per far venire quindi bene il vostro nanotape Skifidol? Prendete il nanotape e dovete sovrapporre in questo modo la striscia, ok? Così. E così è venuto un nanotape molto 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 più spesso. Mi è piaciuto, ragazzi, ci è piaciuto. Voglio andare comunque a fare un altro esperimento per vedere se è stata solo fortuna. Vediamo un po', raga, mi sto appassionando a questa storia. 3, 2, 1. Ragazzi, funziona. Allora è come dico io. È come dico io. Ha funzionato e mi ha funzionato perfetto. Perfetto. Guardate qua la meraviglia di questi nanotape. Io shock! Sembra tipo la Crystal Ball. Adoro! È un pupazzo di neve bicolor. Vince il nanotape della Skifidol. Usate il mio metodo, ossia sovrapponete due strisce come vi ho fatto vedere di nanotape e funzionerà! Grazie a tutti per aver visto questo video. Spero che vi sia piaciuto, intrattenuto, strappato un sorriso. Vi voglio bene, un bacione! Un abbraccio e noi ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video. Ciao!